sembra una conferenza a fiume, c'è la questione stadio, questione tecnica e mercato. Da cosa ripartire e da dove riparte il Carpi 2.0 di Stefano Bonaccini? Riparte dai 38 punti fatti in Serie A, che sono tanti punti, come ho detto prima nella conferenza, che non sono purtroppo bastati per poterci salvare. Ripartiamo da buona parte del gruppo storico, quindi quei ragazzi che ci hanno portato in Serie A e che hanno fatto questo campionato di Serie A. Cominciamo da questi ragazzi. Una stagione che inizia a metà luglio ricomincerà verosimilmente con un tempo molto risicato per poter ancora sperare di riportare Carpi a Carpi. Ma sì, come ho detto prima, mentre vi parlavo, c'è un tavolo di lavoro che sta facendo il presidente Cagliumi con Matteo Scala, con il nostro team manager Matteo Scala e l'amministrazione comunale. Vediamo dove porta questo tavolo di lavoro e poi decideremo da farsi. La prima notizia che ci hai dato è la conferma ufficiale di Giancarlo Romaglione alla direzione sportiva del Carpi. E lui da cosa deve ripartire? Sì, Giancarlo, abbiamo parlato giovedì scorso, gli ho dato fiducia perché è una persona che secondo me ha lavorato molto bene, ha interpretato lo spirito Carpi nella maniera giusta ed è una persona che, insomma, bene o male, parla quando è ora di parlare e tace quando è ora di tacere. Quindi, in un momento in cui lui è entrato, che avevamo 6 punti, in una situazione veramente difficile, ha dimostrato veramente di essere, insomma, un uomo vero, quindi era giusto premiarlo. Ci hai detto che Castori è uomo di famiglia e ci hai detto che lo incontrerai presto. Certo. Su cosa farai leva per provare a trattenerlo in famiglia, visto che ci hai detto anche che è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta scelta del Carpi? Scusa, non ho capito chi è la quarta quinta scelta. No, che lui, Castori, è la prima, ma anche la seconda. No, Castori è, come ho detto prima con voi, è una persona di famiglia, noi lo consideriamo un uomo di famiglia. È chiaro che bisogna capire che non siamo più in Serie A, ci sono dei diversi punti da sistemare, ma sono abbastanza fiducioso che, insomma, le cose si possono sistemare. Quindi a giorni, nelle prossime settimane, lo incontreremo. Hai fatto una lunga chiacchierata, un lungo monologo sullo stadio e su tutte le questioni economiche che riguardano il Carpi che scende in Serie B. Posso riassumere dicendo che al prezzo giusto il Carpi torna a Carpi? Adesso hai fatto uno slogan da c'è posta per te, non lo so. Sì, sì. Diciamo che se c'è un incontro corretto tra l'amministrazione comunale e Carpi Calcio nelle dinamiche che noi pensiamo siano corrette, diciamo che non vedo ostacoli per il Carpi da non ritornare a Carpi. Ci hai dato una stima dei costi che servono per ottenere una deroga di 2 anni sul Cabassi. Ci puoi dare anche una stima dei tempi, dei lavori da fare, se ci stanno dentro l'estate o no? Non te lo so dire, perché altrimenti sarei bugiardo. Ti direi, guarda, non ti preoccupare, che nel caso in cui ci fosse un accordo tra noi e il Comune di Carpi, partiamo domattina, questo non te lo posso dire. Quindi, francamente, mi riservo, nel momento in cui ci sarà un eventuale accordo, di potervi comunicare più o meno quali sono le tempistiche che occorrono per sistemare lo stadio. Ci dici da quali giocatori pensi di poter ripartire a livello di profili, non a livello di nomi? A livello di profili sono dei profili da Carpi, tra virgolette, quindi avete visto anche voi i profili che abbiamo preso da Carpi, hanno avuto dei risultati importanti. Parlo di Crimi, parlo di Coffi, parlo di Fedele. Quindi noi ripartiamo da un profilo di questo tipo, dove c'è giocatori che hanno poche domande da fare, molto impegno, molta corsa e dedizione al lavoro. Quindi non abbiamo bisogno di star o di figure che meno male non rispecchiano quello che è il nostro modo di fare, il nostro modo di pensare.